In un testo islamico ho letto che l'abluzione è una pratica per ripristinare lo stato di purità rituale, che si può perdere per una serie di azioni volontarie o involontarie, come il sonno, i rapporti sessuali, i bisogni corporali o il contatto con persone o cose considerate impure. Nei cortili delle moschee è in genere presente, in un luogo riservato a questo scopo, l'acqua necessaria ai fedeli. In mancanza di acqua, l'abluzione diventa polverale e si può fare con polvere o sabbia, limitandosi all'aspersione dei vestiti, del viso, delle mani e degli avambracci. Questa è l'abluzione ideale? No, perché l'abluzione ideale, cioè quella dell'evoluto, consiste nell'intenzione costante di rimanere puro, senza avere bisogno dell'acqua, della polvere o della sabbia.